Vittoria volevamo a tutti i costi, vittoria è stata. Aggiungo anche meritata, in virtù di un approccio molto importante, però nella valutazione del calcio oggi, se non sbaglio, sono 14 le nostre conclusioni importanti da gol, dove più del 50% sono nello specchio della porta, ma oggi abbiamo segnato con un tiro da fuori area con una palla inattiva. E questi sono due gesti tecnici molto importanti, spostano completamente il film della partita e anche l'equilibrio della gara, cosa che non c'è successa nelle ultime gare, malgrado noi le occasioni le abbiamo avute. Allora, non era tutto negativo un punto nelle due partite, soprattutto nella ricerca del gol, anche se abbiamo masticato molto amaro e sappiamo dove c'è il mea culpa e dove potevamo fare meglio, e oggi siamo contenti di aver ritrovato la vittoria, soprattutto per il gruppo e per i nostri tifosi. Con un tiro da fuori area e una palla inattiva, la partita si è incanalata in un certo modo, avremmo potuto in certi momenti della gara gestire forse meglio il possesso palla e il gioco. Nel secondo tempo volevamo chiuderla definitivamente, nei primi 5 minuti noi abbiamo avuto due occasioni e il palo di Loviso ancora su calcio piazzato. Poi abbiamo rallentato un po' troppo, un avversario che aveva poco da perdere, ma lì chi è perfezionista della tattica vuole una linea difensiva attenta, determinata, concentrata, cosa che in certi momenti vuoi per il caldo, vuoi anche per l'atteggiamento spavaldo dell'avversario che aveva cambiato anche modulo, ci eravamo un po' abbassati troppo, però la vittoria non è mai stata in discussione ed è arrivata meritatamente da gruppo e anche con l'atteggiamento giusto di certi ragazzi che hanno giocato meno fino adesso. L'idea di Montella mezzala che è venuta... Montella sta facendo un po' tutti i ruoli, perché io cerco di sfruttare le abilità dei singoli e lui ha freschezza atletica, ottima corsa, è di piede sinistro, in certe gare ha fatto il laterale di sinistra partendo dal basso, quello è un ruolo che lui può ricoprire bene, ne avevamo già parlato proprio nei primi giorni che io sono arrivato, vedendo la grande batteria e il numero di giocatori che avevo davanti, ho chiesto la disponibilità a un ruolo che secondo me lui può fare bene, soprattutto la mezzala offensiva. E questo è stato, considerando anche che in questa giornata noi dovevamo essere con diversi giocatori negli ultimi 30 metri, cercare di arrivare non solo al tiro e guadagnare le palle inattive, ma di arrivare anche ai cross laterali, cosa che nel primo tempo, ad esempio da sinistra, anche con un po' di imprecisione, abbiamo fatto parecchie volte. La scelta Ferrari-Ferretti, perché Ferrari aveva qua qualche problema le prossime settimane, forse anche per dare la possibilità a Ferretti di ritrovare forse anche un po' la tua partita, visto che è semplice perché sia Ma io sono molto per la competizione dei calciatori. Ferretti è in un periodo di forma fisica, ha delle caratteristiche molto importanti nel gioco aereo sul fronte offensivo e quindi lui si è guadagnato il suo minutaggio, perché ha un atteggiamento sempre propositivo. Poi Ferrario e Letizia abbiamo deciso all'ultimo di portarli anche in panchina nel leggere eventualmente lo sviluppo della gara, ma né uno né l'altro avevano i 90 minuti e soprattutto né uno né l'altro andavano rischiati quando ci può essere un acciacco muscolare, quindi una serie di vicende. Però ad esempio Rabiot o Messori, chi è il titolare? Se uno gioca un tempo, uno gioca l'altro tempo, io devo sfruttare al meglio quelle che sono, per fare un esempio, le caratteristiche dei nostri giocatori e il minutaggio. E io preferisco un 30 minuti di alta intensità e di qualità che 90 minuti di gestione. E questo è quello che stiamo cercando di fare già da un po' di tempo, sfruttando la rosa ampia che io ho a disposizione. Senti, la gestione di questa settimana non sarà facile, però per gli stimi, visto la partita di domenica prossima, visto che partita è, no? Che vuol dire i derby soprattutto, vuol dire soprattutto la difesa di tante cose, no? Sia ambientali sia in prospettiva i finali di campionato e gli eventualmente come pensi di gestire? In modo normale, solito, come pensi o qualcosa? Ma è molto più facile intanto gestire il morale dopo una vittoria che il morale dopo un punto in due partite clamorose, soprattutto
masticando amaro quello che ci è successo 15 giorni fa proprio qua, e la vittoria mancata di domenica su un campo che non era certo la pubblicità del gioco del calcio, e dove però il Modena ha combattuto in 10 con grande applicazione, grande determinazione, e non è riuscito col tiro da fuori, le palle inattive, come è riuscito bene oggi, a sbloccarla e incanalarla. Ma cosa che se riesci in una di queste circostanze, il film, le valutazioni e il morale diventano completamente diverso. Siccome siamo riusciti in questo momento di difficoltà, dovremmo riuscire questa settimana a gestirci al meglio la parte atletica, la parte morale e la lettura tattica. È una partita sentita, è una partita molto importante, ma è una partita importante per la nostra classifica, per il nostro credo, per il nostro voler andare avanti e ovviamente per i nostri tifosi. Bene, saluto. Mai si è trovato a giocare in centrocampi sempre nuovi, con assetti sempre vari. Oggi sicuramente non era centrocampo da palleggio, ma aveva caratteristiche diverse, forse anche il posto del fatto che è stato oggi un centrocampo un po' diverso, come hai detto, Montella come mezzala, più di corsa, diciamo, però si è fatto vedere veramente le qualità anche da parte di Antonio, importanti, si è adattato bene e quindi la cosa principale era vincere. Abbiamo passato 2 settimane importanti, un po' difficili sotto l'aspetto appunto dei punti, più che altro per il morale. Questa è una squadra che si allena in una certa maniera, c'è una cultura del lavoro importante, mister che ci dà tante indicazioni, uno staff importante, e quindi peccato quello che è successo 15 giorni fa in casa. Abbiamo cercato di riscattare quello di 2 settimane fa davanti al nostro pubblico, che era appunto quello della vittoria, che è la cosa principale in questo sport. No, mi è venuto davanti, sono andato in panchina perché credo tanto nella parola gruppo, nella parola squadra, e spesso nei miei gol che ho fatto nella carriera sono andato in panchina perché è difficile stare fuori, so quanto è tosto, e quindi sono andato ad abbracciare tutti i miei compagni e coloro che adesso non stavano giocando, tutto qua. Vero, sì, è vero, il primo gol al nostro stadio è bello perché sentire una curva, uno stadio che urla il tuo nome è una cosa sicuramente che fa piacere, viene appunto come vittoria, quindi va benissimo così. Per quanto riguarda invece la tua condizione fisica, sei uscito per... No, avevo solo dei forti crampi e quindi è tutto a posto, tutto regolare, diciamo. Adesso c'è la partita. C'è un articolo importante davanti a partita. Sappiamo benissimo l'importanza, l'abbiamo visto all'andata davanti al nostro pubblico. Sappiamo benissimo quanto ci possiamo tenere noi per quanto riguarda una possibile vittoria, quindi i 3 punti, sappiamo benissimo quanto ci può tenere la città, quanto ci può tenere la società, e quindi ci deve essere veramente da parte di tutti, e dico veramente tutti, una miscela importante, una miscela che fa sì che possiamo continuare questo cammino tosto, perché da qua fino alla fine dell'anno c'è da vincere altre partite, c'è da fare punti, e quindi prepareremo durante la settimana questa bella partita. Anche dare una continuità che questa squadra ha risultati difficilmente ha avuto nell'arco di questo campionato. Ma nella seconda parte sì, c'è stato un po' di altalena, però
prestazioni e, a parte l'ultima in casa, ci sono sempre state. Quindi c'è da, come hai detto te, c'è da continuare questo trend positivo e in una partita, in uno stadio, in un derby veramente bello. Giocatore esperto, direi qualcosa ai tuoi compagni in vista del derby, oppure come dicono gli allenatori, il derby si prepara da solo, non c'è bisogno di Ah sì, troppe parole. non servono tante parole perché le cosiddette motivazioni e tutto ciò che viene fatto durante la settimana, sicuramente a livello di testa non serve dire tante cose, serve solo dare il massimo e andare in campo con il coraggio, la personalità che serve per affrontare queste partite, perché è una partita troppo bella e quindi sappiamo benissimo l'importanza e quindi c'è da fare la prestazione sicuramente. Si gioca al secondo posto, voi ci credete ancora alla possibilità di adattare la pergolettese, magari la pergolettese prima dello scontro diretto, magari inciampi da qualche parte. Noi dobbiamo fare i punti in ogni partita, il massimo dei punti, poi arrivare da qui alla penultima giornata, che è quella contro la capolista di adesso, poi tireremo le somme. Noi siamo carichi sicuramente e vogliamo trasferire questa carica a tutto l'ambiente che sicuramente ci può dare una grande mano. Penso che sia un bel modo per ricominciare, perché anche un premio solo Sì, sono stato molto contento, soprattutto per la squadra. Dal mio punto di vista, per me, ovviamente io in queste 6 partite che non sono sceso in campo, mi sono sempre continuato ad allenare con professionalità e con grande entusiasmo, dando il massimo anche fuori dal campo. Poi dopo oggi, fortunatamente, il mister mi ha dato anche la possibilità di dimostrarlo anche il campo e sono contento di aver sfruttato l'occasione. Sì, no. Il tiro è una delle mie qualità, nel senso che ci provo comunque quando ho spazio. Sì, è un po' mancato, però in questa settimana ci abbiamo lavorato tanto e oggi è andata bene a me. No, 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 mi sentivo, insomma, è da un po' che mancavo dal campo, quindi giocare sotto gli occhi di questa curva è sempre un onore e mi sentivo di dedicarlo alla curva. Ma io personalmente adesso non guardo nessuno, nel senso mancano 5 partite e noi dobbiamo fare un bottino pieno e poi dopo faremo i conti alla fine. Sappiamo che siamo in bagarre sia davanti che per il terzo posto e quindi è normale che un occhio ci dai, però in particolare insomma nessuna delle due, noi dobbiamo pensare a noi stessi perché è l'errore che abbiamo fatto troppe volte guardare gli altri. Non ho capito. Sì, certo, ci siamo alternati le ultime 5-6 giornate, prima loro, poi noi. È stata una lotta fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata e l'abbiamo spuntata noi, quindi può ancora succedere di tutto. Io l'ho passato l'anno scorso sulla mia pelle, quindi sicuramente non moriamo adesso. No, non ne avevo più sinceramente. Già nell'intervallo avevo accennato al mister che stavo già calando. È normale, insomma, 2 mesi che non giocavo, 6 partite, mi manca un po' di minutaggio, mi mancava soprattutto oggi, era caldo e preferivo che entrasse qualcun altro un po' più fresco.
due mesi senza giocare ti sei dato delle spiegazioni o hai cercato di vivere con la mente libera? Immagino che non sia facile dal momento che sei uno dei punti fermi della squadra. Sì, certo, da protagonista ti ritrovi in tribuna, quindi non è mai facile, però si sa, quando cambi una guida tecnica ci sono opinioni, ci sono visioni di gioco anche diverse e le devi accettare perché non sei te che decidi, ovviamente. Io vorrei giocare sempre, però siamo in tanti e c'è uno che decide. E l'unica cosa che potevo fare era continuare a allenarmi come ho sempre fatto e far cambiare idea al mister. Il derby è una partita importantissima perché arriva adesso e poi è sempre il derby. Dobbiamo approcciarla come una partita molto difficile e sapendo quello che ci giochiamo, e secondo me la mentalità deve essere quella dell'andata. Sì, sì, sono soddisfatto soprattutto perché aspettavo questa possibilità da lentigione e ho da farmi perdonare qualcosa. Sì, sono abbastanza soddisfatto della mia gara, ho fatto una discreta prestazione, si può sempre migliorare. Quello sicuramente, ha dato fiducia alla squadra, era quello che avevamo preparato durante la settimana, di partire molto aggressivi, di intimorirli. Abbiamo trovato due gol dopo 20 minuti su cose che abbiamo lavorato durante la settimana, su un tiro da fuori area, su cross, su una palla inattiva. Durante la settimana poi se si lavora bene, alla domenica i risultati arrivano e arrivano tutte le cose che si provano durante gli allenamenti. Sì, sì, si lascia gli esterni alti, più che altro il compito di andare all'uno contro uno, visto che abbiamo degli esterni forti, di qualità, di corsa, li lasciamo liberi di andare all'uno contro uno. La priorità è quella di trovare l'esterno alto il più alto possibile, a ridosso del loro terzino, di puntare, di sterzare all'interno, poi hanno qualità per mettere filtranti, per andare dentro. Noi in sovrapposizione sì, ci andiamo meno volte, però forse con più qualità. Nel momento in cui recuperiamo palla oltre il centrocampo tentiamo di dare una mano all'esterno alto, altrimenti lasciamo l'uno contro uno e l'aiuto della mezzala. Ma c'è da aspettare. Ma forse c'è da andare a prendere il primo posto più che rimanere lì al secondo. È una partita importante per la città, importante per noi, importante per la classifica. Sono pur sempre 3 punti, ma è la partita che preoccupa meno perché è un derby. In un derby non si sbaglia mai l'approccio e non si deve mai sbagliare l'approccio. Ci sarà tanta carica, ci saranno tanti tifosi e bisognerà giocare anche per loro e per la maglia. E finalmente in trasferta si giocherà su un campo accettabile. Quest'anno avete trovato solo dei campi impossibili. Sì, diciamo che i campi trovati in trasferta non sono al massimo, però dobbiamo pur ricordarci che siamo in Serie D e siamo tra i dilettanti, quindi
è un po' impossibile trovare tutti i tappeti come il Braglia. Oggi facevate affidamento un po' anche sul Crema, che potesse, visto che era un derby, fermare almeno parzialmente la corsa della Pergolettese, oppure pensavate solo ai vostri risultati? Ma prima di tutto pensiamo noi, pensiamo a fare il nostro, pensiamo a vincere e proviamo a vincere le prossime partite fino alla fine. Poi di domenica in domenica si spera in qualcosa, si spera in un episodio e si spera che gli avversari della Pergolettese riescano a fermarla in qualche modo. L'atmosfera nello spogliatoio com'era dopo questa vittoria? Che venivate da una sconfitta e un pareggio, anche il pubblico un po' contestato? Ma l'ambiente è sempre stato quello, c'era felicità per la vittoria, ma anche consapevolezza che comunque siamo ancora lì al secondo posto e non c'è molto da festeggiare. E già da domani cominceremo a lavorare per il derby. La festa finisce stasera.